effettivamente questo fatto di essere figlio di poliziotto ha influenzato la mia infanzia, come dicevo prima, già delle cose più semplici, cioè le più banali da bambino, per esempio quando si giocava a guardie e ladri, a me faceva sempre la guardia e ero l'unica guardia che prima faceva la perquisizione, no? Perché avevo ricevuto l'istruzione da poliziotto di mio padre, il che non era sempre un bene, che per esempio quando si giocava con le pistole giocattolo invece, i miei amici subito sparavano, io no. Io prima vi dovevo accertare che loro effettivamente stessero sparando a me. Poi dopo, solo dopo, potevo estrarre la pistola a giocattolo, sparare un colpo in aria, dire alt polizia e mostrare il distintivo che in realtà era la tessera punti del supermercato di mia mamma. A quel punto i miei amici continuavano giustamente a mi sparare addosso e allora anch'io finalmente potevo sparare a loro, senza ledere organi vitali. Quindi mi mettevo là con Manuscia, mi cercavo di sparare le scarpe, che loro giustamente continuavano a spararmi in pieno volto. Io tornavo sempre a casa pieno di lividi, perché quelli fanno male, no? Quei colpi giocattoli gialli, no? Tutto, tornavo a casa pieno di lividi. Mia mamma dice, ma che hai fatto? Mamma, che ho fatto? Ho capito quanto fanno male 1600 euro al mese. Però effettivamente è stato difficile essere figlio di poliziotto, soprattutto a Napoli, diciamoci la verità, perché io sono cresciuto nell'area nord di Napoli, zona tranquillissima. E lì statisticamente proprio, se sei figlio di poliziotto, statisticamente è molto probabile che in classe con te possa capitare qualche bambino che è figlio di qualcuno che tuo padre ha arrestato. E a me è capitato. In classe con me c'era questo bambino, Jenny O'Pork, soprannome simpatico, Jenny O'Pork era il figlio di Antonio Khan, nipote di Raffaele Olion, e siccome in famiglia erano tutte le bestie, la mamma era notoriamente una zoccola. E un giorno Genio Porco mi si avvicina e fa, ma tu sei figlio comunale. Faccio, quale comunale? Sta tanti comunale, sta l'impiegato comunale. Un po' spiritoso, hai ragione. Se ero figlio di impiegato comunale, stamattina venivo a scuola, dicevo presente all'appello e me ne andavo, hai ragione. No, sono figlio di comunale, il poliziotto sono io. Mio padre fa l'elettricista, no, pensavo che abitava le lampadine. Mio padre, Genio, per me è sempre una lampadina, solo cambiata la posizione. Mio padre, per colpa di tuo padre, sta in galera. Là io ho provato a spiegargli, credetemi che non era così, ho detto, guarda, Jenny, non è proprio così. Cioè tuo padre, scusa se ti corregge, sta in galera per colpa dei reati che ha commesso. Cioè mio padre ha solo fatto il suo lavoro. In Italia abbiamo proprio il sistema legislativo, esecutivo e giudiziario. Tuo padre ha commesso il reato, mio padre l'ha arrestato e il giudice l'ha condannato, hai capito? Devo picchiare il figlio del giudice. No, Jenny, vieni qua, dove va? No, Mario, scappa. Allora, Jenny... Allora, legislativo, esecutivo, giudiziario, giudiziario, esecutivo, legislativo, esecutivo, giudiziario, giudiziario vince, legislativo perde, dove sta papà? A quel punto è intervenuto Giovanni, figlio dell'avvocato Cascone, no, Giovanni, figlio di avvocato, ha fatto, guarda Jenny, non ti devi preoccupare, in quanto gli anni di carcerazione dati a tuo padre non sono da ritenersi come degli effettivi anni di reclusione, perché comunque la difesa può ricorrere in appello e con una dimostrata buona condotta da parte di tuo padre, ottenere prima gli arresti domiciliari e poi una prolungazione della prova, che comunque il processo può prolungare i tempi e fare in modo che il reato cada in prescrizione, mentre per quanto riguarda il padre di Vincenzo, invece, lui dovrà impegnarsi anche nei mesi successivi a fornire ulteriori prove e dimostrazioni di indagine al giudice e magistrati rispondendo eventualmente in prima persona di eventuali errori. E che significa? E cioè, che significa? Tuo padre avvita la lampadina e mio padre paga bollette alla luce. Però devo essere sincero, perché sennò sei ipocrita, se non lo dicessi, essere figlio di poliziotto c'ha pure i suoi lati positivi. Dobbiamo essere sinceri, perché io per esempio ho 22 anni, esco in macchina con gli amici, capita un posto di blocco della polizia, no? Ti ferma, dici che sei il figlio di un collega, allora diciamo che si comporta in maniera un po' più gentile. Questo se ti ferma la polizia. Se ti fermi nei carabinieri, è meglio che... No, perché è vera, non so se lo sapete, ma è vera questa cosa. C'è un po' di rivalità tra le forze dell'ordine, tra carabinieri e polizia, non c'è niente di male, che non so se sapete, è una rivalità storica che la leggenda narra, che nasca dal fatto che le prime barzellette sui carabinieri le hanno inventate i poliziotti. E fin qui tutto bene, che tanti carabinieri non le capivano. Poi un pentito gliele ha spiegate, è nata la rivalità. Mo sto pentito lo cercano, sta con la scorta, non vi dico. Però io, ripensando alla mia infanzia, forse una cosa l'ho capita, grazie a quel mio compagno di classe, Jenny O'Pork. Una cosa l'ho capita, che forse noi, fin da quando siamo bambini, si capisce ciò che diventeremo da grandi, anche lavorativamente parlando. Perché per esempio mio padre mi racconta che lui da bambino era molto bravo a giocare a nascondino. Credevo che c'entra, che poi mio padre da poliziotto ha trovato un sacco di latitanti. Perché in Italia non si trovano i latitanti della camorra, dell'andrangheta? Mica perché c'è sta cosa, è stato mafia, che sono corrotti i ministri. No, siete voi che pensate male, no. Perché i ministri evidentemente da bambini non hanno giocato abbastanza a nascondino.
nostri ministri dell'interno da bambini preferivano altri giochi, che ne so, ruba mazzetto. Mazzetti grande da 49 milioni, professionisti. Quindi due in Italia che sapevano giocare bene a nascondino, secondo me c'erano. Erano Falcone e Borsellino. Erano bravi, ma fino a un certo punto però, perché erano bravissimi a trovare chi si nascondeva. Però loro non si sono mai voluti nascondere. Grazie. Viva Zelig!